Siamo a Villa Giulia, una realtà consolidata nel territorio frentano, molto conosciuta, che opera nel campo della riabilitazione. Siamo col direttore sanitario Anna De Antoni, che ci illustra proprio questa realtà. Cos'è Villa Giulia? Buongiorno. Villa Giulia è una realtà, come lei diceva, presente sul territorio da oltre 20 anni. Noi siamo un centro accreditato col Sistema Sanitario Nazionale per la riabilitazione estensiva, ovvero post-acuta. La struttura dispone di 30 posti letto per il ricovero e di 20 posti per il ricovero giornaliero, il day service. La nostra è una realtà che a me piace definirla a conduzione familiare, nel senso che veramente il paziente viene preso in carico a 360 gradi, sia come paziente ma anche come persona. Vogliamo conoscere di più questa struttura e quindi entriamo con la dottoressa e vediamo anche che cosa ci riserva per quanto riguarda il futuro. Eccoci in struttura, dottoressa, quali sono le figure professionali? Ok, nella nostra struttura abbiamo diverse figure professionali che lavorano in equip per il nostro progetto programma riabilitativo. C'è il fisiatra, il neurologo, il cardiologo e il geriatra per quanto riguarda la figura professionale del medico. Quindi abbiamo la logopedista, l'assistente sociale e lo psicologo. I terapisti, gli assistenti di reparto, gli OS e le infermiere, giustamente. E la tipologia dei pazienti che avete? I nostri pazienti sono molto variegati, in quanto noi possiamo accogliere pazienti che necessitano di riabilitazione ortopedica, quindi generalmente post-chirurgica, pazienti neurologici per la riabilitazione post-ictus, sclerosi multipla, Parkinson, Alzheimer e patologie degenerative in genere, pazienti oncologici con sindrome ipocinetica, quindi hanno bisogno di riprendere le normali funzioni della vita quotidiana, e in questo periodo di Covid siamo organizzati anche per la riabilitazione long Covid, quindi per le patologie da astinenza, affaticamento, insufficienza respiratoria. Come si accede in struttura? Nella nostra struttura si accede in diversi modi. Direttamente dall'ospedale tramite reparto ospedaliero con l'autorizzazione del medico competente. Si può accedere da un'altra struttura riabilitativa di alta intensità oppure si può accedere dal proprio domicilio. In tutti questi casi c'è bisogno dell'autorizzazione da parte del distretto sanitario e qualora si acceda da domicilio dell'impegnativa del medico curante. L'alternativa è quella di un accesso privato. La struttura dispone di 30 posti letto e 32 posti letto e 20 posti in day service. Siamo dotati di camere doppie, singole e di due quadruple per i pazienti più complessi. Da un punto di vista riabilitativo, il percorso è estremamente personalizzato, anche se nel tempo abbiamo codificato dei protocolli riabilitativi, segno di qualità, di ripetibilità di un progetto convalidato e funzionante. Qui da noi troviamo pazienti ortopedici per patologie dell'anca, del ginocchio, del rachide, pazienti amputati, pazienti neurologici, pazienti con problematiche multiple da un punto di vista internistico, pazienti in dialisi oppure con patologie importanti come pazienti oncologici o pazienti con la sindrome da long Covid. Ora, il percorso riabilitativo è organizzato in questo modo. Il paziente viene valutato dal fisiatra, neurologo e dall'internista. Gli specialisti effettuano una riunione d'equipe insieme agli psicologi e, qualora necessario, alla logopedista per la presa in carico globale del paziente. Quindi c'è l'incontro con il terapista che si prenderà cura del paziente. Noi generalmente
generalmente prediligiamo il rapporto uno a uno, quindi il terapista che accoglie il paziente è quello che poi lo seguirà durante il suo percorso riabilitativo. Questo dà anche sinonimo di una sorta di compliance migliore e di rapporto che non è soltanto professionale ma anche amicale, perché pensate bene che un percorso riabilitativo può durare 40 giorni per un paziente ortopedico e 60 giorni per un paziente neurologico, e mai come in questo periodo nel quale i pazienti sono lontani dalle loro famiglie, dai loro affetti, è importante tessere una rete sociale all'interno della struttura. Cerchiamo di dare sempre il massimo del comfort alberghiero, sia per quanto riguarda gli utensili, sia per quanto riguarda l'arredo delle stanze, sia per quanto riguarda l'organizzazione delle palestre, e non da ultimo il nostro vitto. Noi abbiamo una cucina interna dove noi medici abbiamo stilato un programma alimentare che ciclicamente cambia in base alla stagionalità. Villa Giulia guarda al futuro con investimenti in nuove tecnologie. Siamo qua con la dottoressa Angela Marri, medico fisiatra, e qui c'è la nuova tecnologia innovativa. Questa è l'ultima novità arrivata a Villa Giulia, un sistema di onde d'urto focali con un macchinario elettroidraulico molto importante. Sembrerebbe una terapia di nicchia, in realtà ha una larga indicazione su numerosi tipi di patologie, perché non si tratta più delle solite tendinopatie calcifiche. Possiamo utilizzare il macchinario per qualsiasi tipo di tendinopatia, dall'achilleo alla fascite plantare, al trattamento di spalla o delle altre grandi articolazioni, che siano esse calcifiche o non. Inoltre ha un ampio utilizzo su una vasta gamma di patologie, sull'aspetto neurologico per quanto riguarda le paraosteoartropatie, quindi le calcificazioni periarticolari indotte da una ipomobilità, indotta da una paresi relativa a un ictus. Possiamo indicarla persino in ambito dermatologico per il trattamento di lesioni da decubito di vario stadio, con le eccezioni delle lesioni gravissime. E sulla cicatrice, per trattare i tessuti fibrotici indotti dalla cicatrizzazione del tessuto cutaneo e connettivo, e qualsiasi tipo di ferita di difficile risoluzione con il materiale medicamentoso in uso normalmente. E soprattutto abbiamo anche intenzione di lanciarci sull'aspetto del wellness, perché effettivamente negli ultimi anni l'onda d'urto viene utilizzata anche per il trattamento della panniculopatia adiposa, la cosiddetta cellulite, che affligge noi donne. Però questo è un discorso wellness che vogliamo fare a latere, perché in realtà primariamente la scelta dell'onda d'urto è stata fatta per spingersi verso un discorso di medicina rigenerativa da offrire ai nostri pazienti. Questa apparecchiatura però ha qualcosa in più rispetto a quelle già esistenti sulle onde d'urto? Sì, normalmente rispetto a quelle che troviamo normalmente in qualsiasi studio, innanzitutto è un'onda d'urto focale, quindi ha un sistema meccanico totalmente differente, poi è generata da un motore elettroidraulico. Praticamente va ad agire proprio sui liquidi contenuti all'interno dei tessuti, creando la cosiddetta onda d'urto, quindi l'esplosione, non a livello del manipolo, bensì già a livello del tessuto, quindi trasferendo un'energia già all'interno dei tessuti, in tal modo determinando il cosiddetto washout, quindi la pulizia da ciò che è infiammato, e la restituzione ad integrum, quindi la ripresa della funzionalità dell'articolazione lesa, del tessuto leso in tutti i casi. Ed ora facciamo un percorso all'interno della struttura per parlare dei percorsi in day service. È naturale che le onde d'urto non saranno l'unico trattamento disponibile, bensì il paziente verrà valutato e entrerà all'interno di un percorso riabilitativo completo. Ad esempio, questo è uno degli ultimi sistemi acquistati negli ultimi anni, sempre di natura molto innovativa, che permette al terapista di lavorare in chinesi, però agevolando il movimento con una puleggioterapia. Quindi può essere sfruttato sia per una chinesi di tipo passivo, attiva o attiva assistita, o anche per il semplice rinforzo muscolare mediante dei contrappesi.
abbiamo intenzione di strutturare dei percorsi personalizzati e personalizzabili per i nostri pazienti, per tutte le patologie che ci vengono poste in esame, naturalmente previa valutazione fisiatrica con l'indicazione di tutti i tipi di trattamenti che possiamo offrire per beneficiare e per recuperare la problematica che ci viene posta. Ad esempio, con il nostro signore stiamo lavorando con un artromot di spalla per recuperare l'articolarità di una spalla affetta da una periartrite scapolomerale. Naturalmente ha già beneficiato del trattamento con onde d'urto e stiamo lavorando sull'articolarità per creare comunque un trattamento che comprenda il lavoro a 360 gradi sulla patologia di spalla. Continuando nel nostro percorso, ritroviamo la dottoressa De Antoni che ci illustra appunto quest'altra attrezzatura. Qui vediamo la nostra paziente che sta effettuando un esercizio di rieducazione al cammino con il light gait, assistita da uno dei nostri 7 terapisti. Come vi dicevo prima, abbiamo uno staff estremamente numeroso, addirittura superiamo quelle che sono le disposizioni della ASL proprio per rendere possibile un percorso riabilitativo ottimale, perché veramente noi garantiamo per il paziente ricoverato 3 ore di riabilitazione la mattina e 1 ora di riabilitazione il pomeriggio. E per i pazienti che vengono in day service, la riabilitazione inizia alle 9 di mattina per concludersi alle 15 del pomeriggio con la pausa pranzo in struttura. Quindi comprenderete bene come tante ore di riabilitazione necessitano di un grande staff che coopera in maniera sinergica. Questo è il macchinario computerizzato che ci permette di impostare la velocità di marcia con tutti i parametri che noi registriamo e quindi riproponiamo di volta in volta per lo stesso paziente. Questa che vedete è l'imbracatura che ci permette di sollevare il paziente. Attualmente la signora sta deambulando su un tapirulan in modo da avere un'analisi più controllata del cammino, ma lo stesso macchinario può essere utilizzato sul pavimento della palestra. Qual è il vantaggio di questo macchinario? È quello di lavorare in allevio corporeo, cioè di scaricare il peso corporeo. Questo ci fa sì che pazienti che hanno un carico parziale o che non sono in grado di controllare perfettamente il tronco, il movimento, possono essere aiutati. In parole povere, ripropone un pochino quello che può succedere nella deambulazione in acqua. Quindi va benissimo sia per il paziente ortopedico che piano piano deve riabituarsi al carico lavorando sul corretto schema del cammino, ma anche nel paziente neurologico, tipo ad esempio l'emiplegico, che in questo modo viene aiutato meccanicamente da un sistema in sospensione. E qui siamo nel terzo piano della struttura. Sì, se prima eravamo nelle palestre piano terra dedicate ai pazienti in ricovero, ora siamo arrivati nelle palestre dei pazienti in day service. Pazienti quindi, come dicevamo prima, accedono giornalmente, passano diverse ore con noi per effettuare il loro percorso riabilitativo. Abbiamo pensato di dividere le tipologie dei pazienti in quanto per età, per comorbidità, per anche in questo momento del Covid, è giusto che i pazienti che entrano ed escono dalla struttura utilizzino un'area dedicata, che sia per l'entrata, per l'uscita, per la riabilitazione e per la pausa pranzo e ristoro. Se prima abbiamo visto macchinari innovativi, ora proseguiamo la nostra carrellata. Qui abbiamo l'horizontal therapy, che è una terapia che agisce su basse frequenze per la terapia del dolore, problematica presente in tutti i nostri pazienti. Dopodiché abbiamo altri macchinari importanti nella riabilitazione, come il laser di potenza e la TECAR, che noi li utilizziamo sempre per la biostimolazione e per il trattamento del dolore. Oltre alla riabilitazione, diciamo, con i macchinari e alla riabilitazione motoria, laddove è necessario, i medici effettuano anche mesoterapia antalgica e trattamenti infiltrativi proprio per ridurre il carico di terapia antidolorifica per bocca.
E dopo un percorso all'interno di Villa Giulia siamo tornati qui a punto di partenza. Il vostro slogan è ogni giorno un passo avanti. Sì, proprio a testimoniare che noi pazienti li seguiamo passo passo nel loro percorso di riabilitazione. Grazie ad un lavoro di equipe multidisciplinare, multiprofessionale e ad una presa in carico globale a 360 gradi. Dottoressa? Ricordandoci che abbiamo sempre un occhio puntato al futuro, come abbiamo fatto in questi anni lanciandoci sulla riabilitazione post-Covid e adesso nel long Covid e nello studio delle nuove tecnologie innovative che verranno sicuramente introdotte nei nostri percorsi anno per anno.